bruciate le paure. Lazio da Vigno torna al successo e lo fa di sabato nell'anticipo della quarta giornata di campionato Serie B, girone G. Formazione di casa, allenata dal nuovo allenatore Mauro Venturi, batte così il Salvatore Cangiano in Palestrina per 1-0 grazie al gol di Alfonso all'ottavo minuto del secondo tempo. Lazio da Vigno che riesce a dominare gran parte dell'incontro. Nei primi 10 minuti sono proprio del Palestrina con il calcio di punizione battuto da Bosi, su cui Rizzano risponde prontamente. Sull'azione successiva però sarà il Palestina a difendersi con Di Stefano ad uscire con i tempi giusti sul numero 11 Netta. Ancora Palestina che prova a rendersi pericoloso al minuto numero 15, ma la conclusione ancora di Bosi grazie all'invito da parte di Della Pena finisce alta sopra la traversa. Così Lazio da Vigno inizia a crescere di ritmo e lo fa prendendo in mano con Alfonso che praticamente giostra la squadra. Palla ancora sulla versante di sinistra per Guida, palla dall'altra parte, ancora per Tomé, il pallone al centro e ancora per Alfonso. La botta è sicura, ma Di Stefano risponde in calcio d'angolo. 29esimo minuto e ancora pericoloso riesce ad essere Lazio da Vigno. È ottima la manovra di Venturi che dopo questa azione sembra riuscire a togliersi le paure che aveva di dosso precedentemente e i gol presi nelle prime tre partite di campionato. Il pallone sulla sinistra e sulla destra ancora per Vigno che riesce a mettere ancora un buon pallone al centro. Il tiro preciso, la distanza risponde ancora. Così il Palestrina prova a rendersi ancora pericoloso verso il minuto numero 29 con il colpo di testa da parte di Turchetti, per cui inizia il calcio d'angolo. Lazio da Vigno che si rende ancora pericoloso al 38esimo sul fine del primo tempo. È ancora Alfonsi a far partire la manovra, a giostrare la squadra da destra a sinistra. Il cross al centro sarà del numero 6 della formazione anziana, Alessandro Fioravanti. La conclusione però finisce a... Lazio da Vigno che riesce a trovare così il vantaggio all'inizio del secondo tempo. Prima ci prova Vigno con quest'ottimo metodo, con quest'ottima azione. Successivamente al minuto numero 9 sarà proprio l'attaccante, il numero 10, il nuovo arrivato ad portare in vantaggio Lazio da Vigno. Splendida azione su cui Alfonso al volo batte di strada 1-0 Lazio da Vigno, che poi esplode tutta la sua gioia e le paure avute per queste prime tre giornate di campionato grazie al suo nuovo acquisto. Palestina infatti, dopo aver subito il gol, difficilmente riesce a rendersi pericoloso. Inizialmente lo fa il minuto numero 13, in questa stagione, ma là, senza dare alcuna difficoltà. Così Lazio da Vigno riesce a giostrare e Palestina finisce addirittura in 10 uomini, con l'espulsione del numero 6, Paolacci, in finale di gara. Il fischio, il triplice fischio, va ai tre punti, a Lazio da Vigno.